Eccoci qua, da questa palestra di Malaga. Ora ti parlo degli esercizi della parte superiore, di fare lontano dall'allenamento o alla fine dell'allenamento, comunque sempre senza acido lattico, per non andare a traumatizzare le fibre. Oggi ti parlo di tutti e tre esercizi più fattibili. Uno lavora sulla spalla e tricipite e un altro lavora sull'allungamento del bicipite. Quello della spalla e del tricipite è quello di alzare il braccio e portarlo dietro la testa. Con l'altra mano prendere il gomito e portarlo fino a dietro la testa, ma ovviamente mantenendo la testa dritta, non finendo questa cosa qua è bruttissima. Sembra una cosa apparentemente semplice, ma non lo è. Io sono molto sciolto sia di spalle che di tricipite e bicipite. Però questo perché io utilizzo proprio l'arrampicata per distendere il muscolo e quindi lavoro sempre in allungamento col muscolo, quindi cerco di mantenere la contrazione muscolare il meno possibile e lavoro sull'elasticità. Se questo esercizio risulta troppo difficile, allora c'è l'esercizio a terra o un piano d'appoggio rialzato, che può essere una scrivania. In questo caso io utilizzo una panca. Diciamo, io utilizzo questo perché al momento ho questo, se c'era un piano più rialzato ovviamente era più comodo. Comunque mi posiziono così e piano piano mando giù le mani senza sforzare. Lo possiamo mantenere con la testa mollata e quindi facendo lavorare anche il core rilassamento, o se no guardando avanti e lavoriamo anche sulla parte posteriore qui. Per quanto riguarda invece il bicipite, o lavoriamo su un ostacolo, quindi singolarmente la mano, mettiamo il dorso della mano in questa maniera qua e poi andiamo in rotazione. Mi raccomando a farlo molto piano e questo è delicato. E mi raccomando farlo lontano, non prima dell'allenamento e non per tanto tempo. Quindi sempre i soliti 20 secondi, uno o due volte, al limite a fine allenamento, però sempre senza acido lattico. C'è un altro esercizio che lavora anche sull'allungamento del pettorale. Ovviamente questo esercizio sulla panca può essere sempre fatto con la famosa bancone o scrivania. Ma la posizione è questa qui. Ci mettiamo in ginocchio. Sempre le mani, dorso delle mani appoggiato, 1 e 2, vado avanti con il bacino. Con questo hai lavorato sulla maggior parte degli esercizi base. Se hai domande metti nei commenti qua sotto, iscriviti al canale se ancora non sei iscritto e se clicchi il tasto campanellina ti arriveranno gli aggiornamenti e le notifiche ogni volta che pubblicherò un video contenuto nuovo. Alla prossima!